Sono così contento perché oggi farò il video su Linux e tutti si incazzeranno, si disiscriveranno dal mio canale. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Eh sì, una location un po' particolare, sono per strada e vi voglio parlare di Ubuntu 22.04. Il 21 di aprile si avvicina, il rilascio della versione definitiva appunto è imminente. Oggi è il 4 di aprile, quindi mancano all'incirca 2 settimane per il rilascio definitivo. Mentre che vi parlo vi metto le immagini, perché ieri sera ho scaricato la distribuzione e appunto ho provato a installarla. Come vedete c'è sempre qualche problema, perché materialmente è andato in errore presentandomi la schermata di login. Io ovviamente ho fatto la prova ad accedere, ma non conoscendo le credenziali non riuscivo, al che ho riavviato la macchina. E poi l'installazione, vabbè, è il solito installer di Ubuntu, bene o male dalla versione 20 in avanti siamo abituati a questo installer. E nulla ragazzi, cosa introduce di nuovo questa 22.04? Ne avevamo già parlato col signor Dennis, vi lascio il link in alto nelle schede, perché avevamo provato un alfa e tutto sommato rispetto all'alfa cosa cambia? Bene, verrà integrato il kernel 5.15 con i driver MESA 22. Quindi per chi ha un processore AMD o Intel con scheda dedicata non avrà particolari problemi, almeno, perché poi con Canonical diciamo c'è sempre la sorpresa dietro l'angolo. E poi cosa va a cambiare in questa versione beta? Poi ovviamente nel rilascio ufficiale ci sarà qualcosina in più. Beh, avrete notato sicuramente lo sfondo diverso con questa medusa inguardabile, prima c'era una sottospecie di pantera, non lo so, vabbè, l'avete vista già nella miniatura del video. Poi migliorie grafiche, vi farò una panoramica del nuovo pannello, appunto hanno migliorato questo aspetto. Poi i screenshot sono molto più facili, integra una modalità di registrazione un po' alla Windows 10, Windows 11 style. E poi, vabbè, i piccoli dettagli, dico, sono ben visibili. Come programmi hanno aggiornato il LibreOffice, Thunderbird, per chi lo usa, ovviamente. E poi, vabbè, migliore integrazione dei pacchetti Snap, anche se ancora non ci siamo, perché vedo che propongono sempre l'installazione di pacchetti alternativi con GNOME Software. E poi nulla ragazzi, le novità diciamo che non sono più di tanto corpose. GNOME 42 con, vabbè, dicono, almeno da quello che ho letto dell'articolo, che poi vedrò anche di lasciarvi qui sotto, colori più accesi, un'interfaccia insomma rivista sotto il punto di vista grafico. Poi vabbè, sempre GNOME 42, personalmente non lo preferisco ad altri DE. Abbiamo realizzato insieme al signor Dennis un video sul come realizzare un server Linux in virtuale. Io lo uso a livello lavorativo, è una bomba, basandoci su Ubuntu 20.04, quindi l'LTS attuale, e va veramente una bomba. XFCE come desktop environment, lo so che vi piace la mia pronuncia in inglese. Boia, senza inglese te. E nulla ragazzi, diciamo che ho fatto questo video sì un po' per le visual, un po' per dire che Ubuntu secondo me insomma andrebbe un attimino stravolta, il passaggio a GNOME o GNOME, come cazzo si dice, colorito il ragazzo, non porta con sé tante novità. Intanto che bella questa palma con questo effetto verdino. E nulla ragazzuoli, fatemi sapere se scaricherete anche voi la beta, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Poi hanno aggiornato anche il logo di Ubuntu, vi metto i 3 loghi principali compreso l'ultimo, secondo me il più bello era quello colorato. Poi vabbè, c'è stata una vera e propria guerra per questo logo nuovo, non capisco il motivo. E niente ragazzi, fatemi sapere se anche voi passerete a Ubuntu 22.04. Ora il 21 di aprile uscirà appunto la versione definitiva, la semestrale, anzi la semestrale, vabbè, l'LTS di casa Canonical. E come sempre ci vediamo in un prossimo video, ciao!